Sì, sono tante in realtà, perché non sono stato mai a Sanremo, ovviamente ho sentito tante cose, no? Il festival super importante in Italia, anche sentito in Spagna, no? In Spagna io già conoscevo il nome di Sanremo e per me è stato creativamente molto divertente perché è la prima volta che posso suonare con un'orchestra così bella e posso ritrasformare creativamente le canzoni in un mondo più classico e più musicale. E per me questa è stata una bellissima opportunità, ovviamente non l'ho fatto solo io perché io non sono capace di trasformare tutto in un mondo classico, però sì, è stato molto divertente, c'è un sacco di energia qua, la città è piccolissima e c'è un sacco di gente. E niente, non vedo l'ora di fare le prove, dopo l'intervista vado a fare il soundcheck, allora sì, non vedo l'ora. Esagerai proprio le tavole dell'Ariston. Sì, beh. C'è un sacco di gente che dopo viene al concerto e dice: "Ah, ma sai cantare?" E dice: "Ok, faccio musica, cioè, ho fatto un album." E alla fine è un po'. So che non è scontato che una canzone che suona alla radio, soprattutto se si mette dall'inizio come una canzone d'estate, dopo significa che l'artista ha una musicalità diversa o più ampia o non so, di un'altra maniera che solamente il commerciale, no? Perché io non l'ho scritto per vendere dischi, sino per divertirmi con la musica e alla fine è andato benissimo. Allora, ovviamente la prima idea è bene, sta andando benissimo, tanti dischi di platino, di bla bla bla, ma alla fine la cosa che importa è la musica e il mio interesse è che la gente venga al mio concerto e quella è la cosa importante. 3.000 persone le date, per me quello è un passo in avanti incredibile. E non vengono perché sono bello, vengono perché gli piace la musica e per me è quello importante. Sono contento di vedere a Ludovica cantare questa sera anche a Sergio e a Michele e niente, non vedo l'ora di vederlo. Veramente non ho visto neanche il palco, non so come sarà, però sì, e per 2017, come ho detto prima, il mio nuovo singolo Animal che è uscito ieri, sì, con il video che abbiamo anche girato a Cuba. È un'altra esperienza, un'altra canzone che non vi rompo nelle palle un po' con una canzone nuova finalmente. E niente, vediamo come va. E per l'estate, prima di tutto sarà un tour d'estate, soprattutto in Italia ma anche in altri paesi e bueno, vedremo come va fino adesso. O fare le canzoni o puoi giudicare le tue stesse canzoni. Io in realtà alla fine non devi giudicare sempre, penso che devi più condividere la musica e condividere uno stile musicale. Alla fine X Factor è così e funziona così. Ovviamente non è che solo a giudicare, ma aiutare un po' la gente che viene al programma, soprattutto perché si giocano tutta la sua vita musicale. Allora è importante dirgli la verità, no? E non so, quello lo faccio sempre con tutta la gente che trovo, non solamente su X Factor, sul programma, che per certo con questo microfono mi sento come al tavolo di X Factor. E niente, sì, è così.